vorrei mandare attraverso Libere TV un appello per il Reventino per quanto riguarda i quadri e gli affreschi di Giuseppe Cardamone, detto il Pittoretto. Giuseppe Cardamone, detto il Pittoretto, nacque a Soveria Manelli nel 1928 e di professione faceva l'imbianchino e aveva una passione sfrenata per l'arte. Infatti, quando imbiancava le case, chiedeva poi alla fine del lavoro di lasciare in un angolo un suo ricordo e lasciava come ricordo, faceva degli affreschi che raffiguravano per lo più il castello di Fenis, oppure paesaggi silani, oppure l'abbazia di Curazzo. Poi praticamente la sua vita si svolge in questo modo: nasce a Soveria nel 28, poi visse gli anni della guerra, poi nei primi anni 50 emigrò in Val d'Aosta e secondo quanto dicono i suoi nipoti emigrò anche in Francia ad Annecy in Alta Savoia, dove rimase per 3 anni, poi praticamente ritornò in Val d'Aosta e infine dopo una storia d'amore la cui fine lo fece soffrire tornò in Calabria. Io ho conosciuto Giuseppe Cardamone del Pittoretto nel 1980. In quel periodo il Don Peppino Puleggi mi promose da Chierichetto a Sacrestano dopo la morte del vecchio sacrestano Giovanni Varano. E lui, il Pittoretto, era stato incaricato dal Don Peppino Puleggi di restaurare i dipinti della chiesa di San Tommaso. E durante questa operazione di restauro mi racconto della sua opera, della sua opera che è appunto la venuta della statua di San Michele Arcangelo a San Tommaso. E praticamente c'è un quadro che viene esposto ogni anno al passaggio della statua del santo, della processione, e si vede proprio la statua di San Michele che viene portata su un carro con dei buoi dall'abbazia di Curazzo, passa attraverso la stella Garibaldi e dalla stella Garibaldi giunge a San Tommaso. Lui mi diceva che molto probabilmente in quel punto, cioè nel crocevia di Piazza dei Mille, dove c'è attualmente la stella Garibaldi, ci doveva essere una chiesa. Però stiamo parlando di quando io avevo 14 anni. Più grandicello, uscì questo libro qua, nel 1991, il libro del professore Gallo, Storia del paesaggio agrario e forestale della Calabria, dove praticamente analizza un manoscritto dei fondi rustici del Vescovato di Martirano nel 500. Praticamente il professore a pagina 15 scrive che consultando questo manoscritto ci sono molti fogli staccati, molti fogli mancano in questo manoscritto. E invece a pagina 165 c'è la descrizione di un fondo, il fondo Sant'Andrea, che apparteneva alla curia vescovile di Martirano, che confina con un'ecclesia. Molto probabilmente l'ecclesia in oggetto è proprio quella che era edificata nel punto dove adesso sorge la stele a Garibaldi. Dopo vedremo questo quadro, perché io l'ho fotografato e quindi vi farò vedere questo quadro che appunto mi illustra. Viene dietro di me. Poi nel 1989 ho trovato uno di questi quadri, perché il Pittoretto era un amante dell'arte,
era povero e quindi non si poteva permettere le tele e quindi dipingeva sul compensato. Io ho trovato una sua opera nello scantinato quando facevo il dipendente comunale, ho trovato una sua opera su un compensato nello scantinato del comune di Soveria, in mezzo a pannelli di faesite, tavole, c'era questa immagine con un buco al centro. Il quadro rappresentava il corso principale di Soveria e come dicevo prima c'era un buco al centro. Poi e l'ho portato a casa questo quadro, l'ho ricomposto grazie al gallerista Caridi, abbiamo messo una pezza diciamo al centro del quadro e poi l'ho incorniciato. Poi in un secondo momento ho pensato di donarlo al comune. Adesso si trova all'ufficio protocollo del comune di Soveria Vannelli a fianco ad altri dipinti di artisti maggiori. E poi un giorno un mio collega mi ha fatto vedere una foto e c'erano delle persone che stavano allestendo una sagra paesana nel 1964 e sullo sfondo c'era il quadro attaccato ad un tubo dal centro, quindi ho capito la funzionalità del buco. Il buco serve per attaccarlo, ancorarlo ad un tubo. E quindi uno dei più antichi quadri del Pittoretto del 1964. Invece ce n'è un altro quadro che vedremo in seguito che rappresenta la chiesa di San Tommaso, che è sempre su compensato, che è stato dono del Pittoretto ai miei genitori quando si sono sposati nel 1965. E poi un altro quadro che ho a casa, che è su tela, che sarà del 1970. L'appello per il Pittoretto diciamo che è arrivato a destinazione, perché io ho fatto una lettera alla giornalista Anna Rosa Macri, che cura una rubrica, la rubrica delle lettere sul Quotidiano del Sud, e diciamo questo appello è arrivato fino in Val d'Aosta, fino ai nipoti che hanno molte tele, per cui l'appello che voglio mandare attraverso Libero TV è quello di chiedere ai cittadini del Reventino di segnalarmi le tele e gli affreschi di questo pittore, perché è mia intenzione farne un catalogo ed una mostra nel mese di agosto del prossimo anno. Vi ringrazio.